Nuovi sentieri di sviluppo per l'Appennino, presentati i risultati della ricerca promossa dall'Assemblea legislativa e realizzata dalle università marchigiane. I giovani al centro dell'Europa, evento conclusivo del progetto di alternanza scuola-lavoro, con protagonisti gli studenti del liceo Galilei. I lavori del Consiglio, via libera alle risoluzioni su TTP e sviluppo delle aree sciistiche terremotate, approvate diverse mozioni. Presentata a Camerino la ricerca Nuovi sentieri di sviluppo per l'Appennino marchigiano dopo il sisma. Lo studio, promosso dal Consiglio regionale e realizzato dalle università marchigiane, individua 11 percorsi dai borghi in rete al Capitale Verde. Ad aprire il convegno il Presidente del Consiglio Mastro Vincenzo. Proseguiremo la collaborazione con l'università anche il prossimo anno per approfondire questa ricerca e soprattutto è una tappa perché porteremo alla discussione del Consiglio regionale quanto è venuto fuori da questa ricerca, da questo studio, e spero che possa il nostro lavoro allinearsi con quello che sta portando avanti la Giunta relativamente al patto per lo sviluppo. Il problema del sisma non è soltanto la ricostruzione del tessuto, diciamo, edilizio architettonico che è andato distrutto, parzialmente distrutto. Io credo che uno degli aspetti fondamentali, se vogliamo far ripartire questi territori, è quello di ricostruire le comunità che si sono ovviamente disgregate, che hanno perso un po' di fiducia, che hanno perso in qualche modo, non dico nelle istituzioni, però si sono un po' scoraggiate da questo punto di vista. Allora noi dobbiamo lavorare su questo tema, dobbiamo in qualche modo riportare subito i servizi e su questi territori in modo tale che la comunità locale possa ricrearsi, possa credere nel proprio futuro, possa riprendere fiducia soprattutto. Evento conclusivo per il progetto di alternanza scuola-lavoro i giovani al centro dell'Europa, promosso dal Liceo Scientifico Galilei di Ancona, in collaborazione con il Consiglio regionale e il CESPI, il Centro Studi di Politica Internazionale di Roma. Nell'aura consigliare di Palazzo Leopardi, presentazione degli elaborati realizzati dai 23 studenti coinvolti nel percorso formativo e consegna dei diplomi. Questa esperienza di giovani al centro dell'Europa è stata molto utile e interessante perché ci ha fatto avvicinare comunque al mondo dell'Unione Europea e ci ha fatto sentire molto a contatto con queste istituzioni. È stata molto importante non solo per me, anche per tutti i giovani che hanno partecipato a questo progetto. Infatti ha avvicinato tutti noi a un mondo che ci era anche sconosciuto e ci ha permesso di provare a risolvere i problemi, piccoli problemi quali inquinamento, o l'Erasmus, come gestire un Erasmus nell'Europa. Cosa ti ha dato questa esperienza di alternanza scuola-lavoro? Soprattutto una consapevolezza a livello politico di generalmente come funziona la Regione Marche, l'Italia, e anche la Regione Marche per l'Europa e l'Europa per la Regione Marche. Seduta consigliare dedicata a interrogazioni e mozioni, approvate due risoluzioni riguardanti il TTP, il Trattato di Liberalizzazione Commerciale Transatlantico, e il sostegno allo sviluppo delle aree sciistiche del cratere sismico. Via libera diverse mozioni.